Solamente un perro le poteva chiamarsi Calogero. E con questo che stai con il perro? Ma che nomi strani che avete, Terronacci, Calogero. Allora siamo stand by moment, please. Per cortesia, stai un attimo fermo, per cortesia di chi? Che ci ho fatto un... Flavio, ma che c'è anche il fruttarolo qua? E ora ti fa ascoltare 100 volte più forte di me, Calogero. Sì, adesso deve torturarlo Filippo, torturalo a questo. Un Calogero, voi la linea. Allora, Winke! Verrà l'alluvione là da te. Prepara i badili lì, devi sbadilare in fango là. Ai ai ai, che brutto sbadilare fango. Fate tutto Filippo, qua è difficile che venga l'alone, e gli argini sono buoni. Ma li straripa ogni tanto, siete sotto il livello del mare là, il mare straripa. Ristorante che si chiama Il Faro? Sì. E io sono stato a mangiare là. Hai mangiato bene? Sì, mangiato bene, sì. Ma tu sei vicino a lì, mi sembra. Ah, vedi, sono passato vicino a te allora. Vedi che ho individuato con esattezza dove sei. Sì, comunque, ascolta, qui proprio là, nelle fucci. Confermo. Ma sei andato con la barca? No, con la barca, in macchina, no? Sì, ma hai fatto il giro rosso con la barca? Ah, no, non sono andato in barca, no, negativo, No, perché di solito, Filippo, di solito vanno a mangiare e dopo fanno il giro con la barca a vedere là il parco, capito? Ah, sì, ma non ci sono andato, non avevo voglia io di andare in barca. C'erano tanti pescatori che pescavano anguille là, quelle cose lì. Per l'anguilla, preferisco i branzini e gli scampi. No, ma fatta bene i ferri, capito? Fatta bene i ferri, è buona, capito? Ma tu le prendi le anguille? No, Filippo, no, perché la patria non mi piace.
non mi piace pescare, capito? A parte che l'acqua ce l'ho proprio qua vicino a casa, però sono uno dei tanti che non mi piace pescare, capito? Di solito si va a pescare qui c'è l'acqua dolce. Ma quelle salmistrate, come le fa dunque, aspetta, li chiamano il pisato, mi sembra, è vero? Li chiamano il pisato. No, 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 amico mio, Filippo, è il pisato. No, si chiama il pisato. Pisate, pisato, no, bro. Beh, sbagliato tutto, caro mio, che dice che si chiama pisate. Si chiama anguilla in italiano e pisato nel nostro dialetto. Anguilla marinata, no? Sì, anguilla marinata è pisato, così in dialetto ho sentito che lo chiamano così, comunque da me arriva nei vasi, no? Nei vasi che compri, puoi comprare anche a Esti comunque, eh? Se viene lavorato, sì, Filippo, se viene lavorato, sì. Va bene, Filippo, Filippo, chi c'è qua anche, chi c'è? Ciao, ciao, ma non mi ricordo, aspetta. Aspetta che ti individuo di nuovo la voce, ripeti, no, lo so che non capisco nulla, però ripeti. Ciao Filippo, come stai? Ciao, ciao, io sto molto bene, mi sembra che ti chiami Federica se non mi sbaglio, eh? Hai nominato. Ho memoria ancora un po', eh? Ciao Luca, brutta bestia, sei ancora vivo? È un vecchio rincoglionito! Sì, Franco è morto, te l'avevo già detto che era morto, eh? Ormai sono 2 anni e mezzo che è morto. Sì, a luglio erano 2 anni, insomma. E quello di Brescia, tu dici, sì, ho capito quale, eh? Sì, quello ogni tanto si sente, è ancora vivo quello. E chi è che dice che sono rincoglionito? Chi è? No, no, quello di Brescia non ha avuto infarti, ma parli del Renato, te, eh? Rianimarlo e niente, è morto, fulminante proprio, un infarto fulminante, non c'è stato nulla da fare. Fatti sentire, vediamo se ti riconosco almeno. Cosa vuoi? 20 anni, di 20 anni non sono più, adesso da quella volta ho raddoppiato l'età anch'io, e allora un po' ammesso il rincoglionimento. Ciao, ciao, una buona salute, ti abbraccio, ciao ciao. Ciao ciao. Allora Luca, sì sì dai, il Franz è morto di infarto, è chiuso, poverino, mi è dispiaciuto molto e niente, purtroppo la vita è questa, eh. A parte che ti dirò la verità, insomma, non è che ha fatto tanto per evitare, perché glielo dicevamo tutti che si stava ingrossando troppo, eh. Era sempre seduto, scende dalla macchina, si siede dappertutto, stava sempre seduto e
Caminavamo ahí, noi glielo dicevamo, fate una passeggiata un po' al giorno, cammina, fai un chilometro, due a piedi, piano piano. E invece niente, sempre seduto in macchina, e allora mangia, bevi, e stai sempre seduto senza smaltire, è chiaro che il fisico poi cede. A te Luca! Ma era grosso perché non faceva movimento, perché se tu mangi e non fai movimento a consumare le calorie che ingerisci, è chiaro che ti ingrassi, no? Non ho capito la domanda che hai fatto alla fine, K. È morto a Pergine Valsugana, era andato lì a scegliere del porfido. Avevano già caricato sul furgone la paletta del porfido, quello in piastre, no? Perché doveva fare finire dei marciapiedi. E aveva già caricato col muletto, avevano caricato la paletta del porfido. Aveva già anche pagato, no? Era lì, insomma, nel piazzale dove ha scelto il porfido. E tac, gli è venuto questo infarto, è rimasto lì, secco. Ancora che non gli è venuto mentre tornava indietro col furgone carico di porfido, capito? Va bene, ciao Luca, ciao Federica, un bacio, ciao! Chiesa, va bene, i saluti te li ho fatti, sì, c'era una richiesta di prova e poi c'è una chiamata dall'IS0. Ciao, una strettona di mano Lucchese. Va bene, allora avanti il primo, che si deve dire, poi andrà per il secondo, K. Sì, va bene, con le scuse agli amici sono invitato a sub 5, ritorno subito, grazie. Avanti IS0. Avanti 59.5 Viterbo, comunque la modulazione cerca di migliorarla perché sembra una donna. Ecco perché l'hai fatto entrare subito. Sì, me lo hanno detto di una mia amica.
No, comunque si scusa, IS0. Il Vincenzo è fissato con le gomme. Come sente la voce fila a track. La vuole agganciare subito, sto Vincenzo è un bel maiolo. IS0, segnale 9 Radio 5 per te, vai. Perché anche la propagazione non mi sembra tanto buona. Ok, ciao a tutti da qua dalla IS0, Giovanni da Cagliari. Senta Giovanni, alza il mic again, fa qualcosa, alza il mic again così la modulazione le cambia, vedi un po', prova. E che ne sai, se l'avessi già alzata tutta. Beh, adesso ha migliorato un tantino, vero Fabri? Adesso è migliorato un tantino rispetto a prima. Prima era una voce proprio da... lasciamo perdere, va? Vabbè, ho già capito. Ho già capito cosa vuol dire, va bene, vai. Ti saluto nuovamente, vai! Vabbè, ho una voce, diciamo, sui toni medio alti di suo. Magari è giovane, almeno dalla tonalità della voce gli si potrebbe dare... dai 20 anni, 23, 25 al massimo, ok, via, Vincenzo, poi Fellino Catulli è andato 5 sopra, ma ha detto tornava lì per qualche controllino, il Carlo ha staccato perché l'ha chiamato la signora, e niente, il Lucchese lì che trabacchetta, arriva forte, Vincenzo, il Lucchese arriva una bomba lì, usa 30, si pare 30, 35 watt, ora dico vuole quando torna dove ha comprato quell'aggeggio lì si deve far dare il manuale per alzare la potenza speriamo di no, speriamo che glielo dia il manuale che si alza la potenza qualcosa lì addio tutto distorto lì sembra una chitarra scordata te lo immagini il mucchese con un monte di vatte tutto distorto Vincenzo, è un casino no, se non lo faccio lo metto a posto tira fuori 400 con doppio lo so, ma speriamo che non lo provi che la modifica se no non te lo metti a tutti un po' con tutto con tra furie armoniche e ci copro tutti ma quello che ci fanno quello in più e poi arrivederci il mio capillo è sempre sopra sì, è andato di sopra che non mi ha chiamato ma io ho scarellato Fabi entro un decimo di secondo col scarello stamattina sto fatto lavoro per una questione non è che vabbè allora che vorresti dire non è che mi lasci di sola come senti un buon giudizio positivo, buongiorno anche a te. Vediamo chi è, buongiorno, se provo a mettere i piedi sotto la tavola, il signore qua, buongiorno, avanti. Buongiorno, lei va molto bene, il signor Catullo mi pare? Sì, ma c'era l'Alfa Radio con me, probabilmente ha inteso per lui il segnale. Guarda, l'Alfa Radio chiedeva dei controlli. Con il buongiorno, vai un po' per Alfa Radio, vedi un po' se l'hai ascoltato e come l'hai ascoltato, grazie. Sì, tu vai molto bene, Segnale non fortissimo, 5.8, 5.9, ma la modulazione è superlativa. Vediamo l'altro collega, avanti. Sì, salutando il collega, buongiorno, si vede cordiale qua da parte mia, lei Alfa Radio. Sì, ero io che facevo alcune parole, che avevo capito come mi ascoltava qua. Mi lancio, poi mi direi chi sei, sono il 3 Alfa Radio, mi direi un po' come ascolti qua questa modulazione. A te di nuovo capa? Sì, 3 Alfa Radio mi pare. Buongiorno, qua è la 8 Renato in Napoli. E guarda, la modulazione è buona ma un po' strettina, Comunque la 5,
il Catullo è la modulazione più bella, più aperta, più piena, la tua è comunque buona, ma diciamo comunque c'è effetto presente, solo che è un po' più strettina, diciamo taglia un po' i bassi, li taglia un po', ok, però va bene. Ascoltiamo, come vedi, un altro giudizio non certo negativo, eh. Va bene, c'è stato un piccolo momento perché il segnale è aumentato e la modulazione è apparsa migliore, eh. Questo è l'ultima cosa che ho sentito. Bene, già ancora buon pranzo per te. Ok, dottor Renato. È al 100%. Avanti ancora per te Renato, qua se vorrei poi fare i saluti definitivi, almeno per adesso, all'Alfa Radio, ma sarà già andato con i piedi sotto al tavolino. Avanti Otto Renato. Per fortuna che non sei genovese. Sì. Ok, va bene, un attimino il commento, la modulazione conosciuta. Va bene, no, ma non è che andava male, diciamo che è un po', diciamo, priva di toni bassi, leggermente priva, non del tutto, comunque la lascia stare a 3 alfa mi pare, eh. Utilizza un microfono da palmo che va meglio di tutto, eh. Io utilizzo solo quello là e mi trovo bene, ecco, nulla da, insomma, da rimpiangere ai microfoni da tavolo che sono anche più scomodi. Vabbè, comunque sono queste qua, sono scelte personali, chi si trova in un modo, chi preferisce l'altro. Ma avanti allora, a te di nuovo Catullo, vediamo un po', c'era qualcuno che chiedeva forse qualcosa, va. Un altro commento, va bene, Tre Marco, eh? Ciao Tre Marco, saluti cordialità, la tua voce è sempre un po' piccolina nei miei confronti, il segnale è sempre bassotto ma sempre comprensibile al 100%, eh? Sembri un, come si dice, un operatore professionista, eh? Ciao Tre Marco, saluti cordialità, sono qua in questo con l'otto Renato, c'era un commento sotto che mi pareva di aver riconosciuto come intonazione, ma un errore, ok, allora con il buongiorno rinnovato, Tre Marco, a te per l'otto Renato, l'otto Renato avanti per Tre Marco. Non è che ci potevo passare sotto il Tre Marco in bucata, Catullo, guarda che le orecchie, io ce le ho buone, Allora subito il buongiorno al Giordano, non avevo sbagliato. Ciao Giordano, buon pranzo, perché tra un po' si va a pranzo, Piacere sempre di ascoltarti Giordano carissimo, va bene, qua avrai capito, non lo dico più perché potrà radi, ma dopo, ma comunque c'è l'otto Renato e il Tre Marco, eh. Allora, otto Renato, hai sentito l'ingresso del Giordano e del Marco, andrai per la Tre Marco Renato. Bene, otto Renato che li prende per il QSO. Va bene, Marco 5758, anche per te il segnale non è molto forte, la radio 5, Giordano una modulazione molto prepotente, comunque segnale siamo sempre nell'ordine del 7-8, non di più, propagazione non eccellente. Va bene, carissimi amici, nonché colleghi, io comunque ero di passaggio, così ho sentito le modulazioni, mi sono fermato a scambiare quattro chiacchie, però credo sia il momento da parte mia di allontanarmi per dedicarmi ad altre cose. Buon proseguo, buon appetito quando andrete a pranzo e un appetito di ascoltarci, ok? Ciao a tutti, avanti allora Marco, a te per il proseguo del QSO, otto Renato si stacca.
Approfondiscono un po' i preliminari, arriva la CIA, attaccate e non può chiacchierare. Eh sì, è così, ma io l'ho notato già da tanto tempo, molte volte mi sono accorto, eh.
Tu che dici, Renato? Dici la tua. La mia, che ti dico? E ti devo dire, penso anch'io che qualcosa c'è sotto lì, E sicuramente non è solo lì vicino alla radiolina, vabbè, dai, no, io aspettavo una risposta, eventualmente, insomma, si poteva fare qualcosina, dai, rallegrare un paio di giorni di allegria, si vede che gli danno fastidio questi due giorni di permanenza nostra lì. Vincenzo! Vince! Vince, salta fuori! Ma ti hai fatto scappare? Ascoltate Calogero, ascoltate Calogero. Chi è Calogero? Chi è Calogero? Avanti Calogero. E solamente un terrone può chiamarsi Calogero. Hai capito, però? Com'è? Sono in due, uno si chiama Calogero e uno Calò. Allora, Calò, avanti, Calò. Vince! Cavolo, allora. Mamma mia, oh, Vincenzo lì, ha paura di ospitarci, per quello non riprende. Se vai in particolari un po' troppo approfonditi, chiude le telecomunicazioni. Mi sembra strano lì, abbiamo bloccato così di colpo. O non ci tiene, oppure c'è qualcosa che non va lì, Mi sa che gli hanno tolto il microfono. Sì, perché lui ormai stava già per offrirsi. E allora si è messo giù per le manine e via, non può riprendere, Perché si stava già convincendo nell'ospitarci, ma la zia non vuole. Ed è lì a completare tutta la faccenda e delle zie. Lui dice di essere il padrone di casa, però secondo me è un nulla tenente. Lì chi ha in mano tutto sono le zie. Esatto. E c'è entrato. Le zie comandano, lui non è padrone di nulla, lui è sotto le zie praticamente, no? Perché le zie hanno, diciamo, come si può dire, la custodia, di Vincenzo, sono le tutrici di Vincenzo, le zie, perché lui ha bisogno delle tutrici o del tutore, ma in questo caso sono le zie che fanno da tutrici. Ma come mai Vincenzo cos'era? Un trovatello? La zia che ha risposto qua. Menotti! Ma lo sai che il tre Menotti con tutte le sue potenze ha fatto scoppiare la gabbia del meme vicino a casa sua? Ah, io no, eri tu lì che rubavi la corrente lì e poi ha fatto un cortocircuito e fiammato tutto fino alla gabina. Ma ti sento male Menotti, perché qui ci sono due, il Calogero e il Calò che trasmettono il nervoso potenti, Tu ti trovi a, dunque, Isola Bella? Esatto, Isola di Albarella.
Ma tutti lì modulano, non è vero, ma non danno retta lì, io ci sono stato anche in vivo là, non c'è un'antenna neanche a cercarla con lanternino. Ma dimmi un po', tu conoscevi, eri amico di coso lì, di come si chiamava lì? Tre Silvio, se non sbaglio il nome. Pensionato, morto di fame, mi ascolti? Quello là che vendeva occhiali, che fa, aveva un negozio di occhiali, qualcosa che riguardava occhiali, te lo ricordi o no? Era, veniva in vacanza lì, a Alparella. A Cretino, troppo intelligente. Perché so che andava là in vacanza qualche volta d'estate, andava lì insomma. Ma non può conoscerlo, non è di Alparella. Veniva Celentano, che faceva rock politic. Mi ammazza tutti lì. Sì, ma ce ne sono fin troppi lì adesso, devono ripulire un po', sono troppi che portano le zecche. Ok, vediamo anche là, noi abbiamo tanti animali comunque, stambecchi, camosci, cervi, muffloni. Ne ho preso uno anche l'altro ieri, muflone, però ti dico la verità, è un po' leggermente odorante il maschio, perché adesso cominciava l'amore e allora si sente un po' di odore di caprone, dai. Va bene, ti saluto, vado a pranzo. Vai, ciao, vai. Sì, ma tentano a uscire con la pioggia, stanno nascosti in mezzo agli alberi, porto un muflone e un cervo, mi ospiti a casa tua? Lascia aperto, senti questo qua, dice che parla con un'altra persona, senti, parla, sempre lui che parla, facci caso.
chi? Non ho seguito, io voglio parlare con te, Vincenzo, perché io e Fabrizio vogliamo essere ospitati da te. Noi offriamo i pranzi e le cene e tu ci offri il letto, Vince. Ecco che non è il momento. E quando è il momento, Vince? Prima o poi dobbiamo incontrarci, Io voglio vedere il Vincenzo dal vivo, offrirgli un bicchiere di vino, di qualcosa. Vince, dai, ospitaci, Vince, sul lago di Bolsena. Chi te porta all'isola? Va bene, ma ci ospiti? Rosinone. A dopo, Vince, vado a pranzo. Ciao, buon pranzo, tutti quanti. Ma che te mangi, Vince? Ma, non lo so. Le seconde che sono pesce, prima non lo so, la pasta, l'uovo, non so con che, la pasta. Ma la zia non vuole che tu ci ospiti? Ha detto così, sì, come no? Certo, ma se tu c'è questa giornata? No, proviene dalla Sicilia, della 89 quella. Anch'io qua. Ciao, buon pranzo, vado anch'io, ciao. Ciao. E uno che mette una portante si sente per l'alternata, non lo so io. Io pensavo che eri tu, Mi sparavo. Sì, Mi sparavo in quella maniera. La giornata c'è ancora? Ciao, ciao a tutti, buon appetito. Anch'io ora tra un pochino vado, Ciao, vabbè. Ma non vado subito, anche io faccio un attimo di stand-by, Vincenzo, mi scappa la pipì, Sono talmente stupidi che non ti danno l'opportunità di parlare. Chi è che non ti darà l'opportunità di parlare? Sta zitto per carità, ieri ho chiuso con te, via. Sì, hai chiuso con me, ma sente quello che dice Calò, Ma con chi chiacchieri, Vincenzo? Ma con chi? Con un personaggio che credevo amico, invece ieri ho mai litigato con te, solo quando è arrivato, no? Unifor Delta Oscar che si scherzava. Questo ieri mi ha detto, andiamo su una certa frequenza, io ho detto. E lui è venuto, però non ha parlato. Segni evidenti che non può, giusto? Non lo so, ma io non litigo mai, poi se litighi con me dopo 10 minuti io ti ricerco, non sono di quelli che litiga e poi non parla più con nessuno, se no io starei male, io dopo 5 minuti ho bisogno di ricontattare la persona che ci litiga, non porto rancori. Sì, però me l'ha fatta grossa, mi ha detto... Ecco, adesso so il nome. Hai presente la zona 4? Cosa ha detto? Io adesso ho preso il nominativo, ti denuncio. Chi denuncia? Te? Bah, è un mattarello, Vince, non dargli retta. No, ma io lo ritenevo una persona positiva, no? Adesso parliamoci chiaro. Tu capisci le cose come vanno, perché lo sai. Questo ha detto sta frase, quando ha detto sta frase mi è cascato proprio giù. Uno che denuncia quello, è un denunciatore. E dopo voglio dire io dopo. Ma lo sai che si va a fare denuncia, arrestano lui. Questo non lo sa. Te lo sai Fabrizio, ma questo non lo sa. Sì, ecco l'altro. Ah sì, ma io sono tante amiche. C'è la 3 Francesca, proveniente dalla IT9, c'è Francesca da zona 8, c'è la IT9 Naomi, c'è sta la 0 Java, Bene, senti Vincenzo, io stacco un attimino, mi scappa un bisognino urgente, bisogna che vado. Certo che io non dicevo così.
Francis, ciao Francis, Francisca, come va?